42 foto di Arezzo riprodotte secondo le antiche tecniche dell'arte fotografica, protagoniste della mostra Antico Arezzo nella sede del Fotoclub La Chimera sotto il loggiato Vasariano in Piazza Grande. Abbiamo veramente voluto fare in controtendenza a quella che è la moda attuale, cioè il digitale che imperversa a tutti i livelli, proprio per vedere queste fotografie, le nostre fotografie d'archivio, come sarebbero state viste dal popolo aretino del 1850. Infatti queste tecniche di stampa risalgono a quell'epoca. Sono stampe fatte rigorosamente a mano, sono stampe che non hanno niente di industriale, ma sono pezzi unici e ogni immagine è un piccolo capolavoro. Queste fotografie sono tutte contenute nel nuovo libro che abbiamo stampato, il nuovo Cent'anni in foto rinnovato, Arezzo Cent'anni in foto rinnovato, che contiene 460 fotografie. Inoltre ricordo il nostro archivio www.fotoantiquaria.it che ne contiene 2660. Sono tutte stampe in cianotipia e callitipia. La cosa che mi è piaciuta e ci ha in un qualche modo ispirato e ci ha dato la volontà di realizzare questo progetto è il fatto di realizzare appunto delle stampe che in un qualche modo potessero connettere lo spettatore con questa fotografia, che è una fotografia dei primi dell'Ottocento e dei primi del Novecento. Procedimenti fotografici che oggi ormai non sono più in uso e che sono stati poi soppiantati dalla industria fotografica. La mostra, visitabile dal 6 al 28 febbraio, rimarrà aperta il sabato e la domenica dalle 10:30 alle 13 e dalle 16 alle 18:30.